Non ho la minima idea del perché Liliana abbia cercato quell'albergo. Andate a chiederlo a lei. Anche Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021, ritrovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni, vicino all'ex ospedale psichiatrico di Trieste, sembra trovare spazio per il sarcasmo. Durante un'intervista nel programma Ore 14 su Rai 2, gli è stata posta una domanda in merito alle ricerche effettuate da Liliana il giorno prima della sua sparizione, il 13 dicembre 2021, quando sembra abbia cercato una struttura alberghiera in Slovenia tramite il suo cellulare. Sebastiano, visibilmente irritato, ha dichiarato di non essere a conoscenza di tali ricerche e ha aggiunto con fastidio: chiedetelo a lei se c'è il nome della prenotazione. Non so neanche dove sia questo albergo. Purtroppo non è possibile rivolgere questa domanda a Liliana, poiché la donna è stata trovata morta 22 giorni dopo la sua misteriosa scomparsa. Ancora oggi, trascorsi quasi 2 anni, persiste l'incertezza sulla data precisa del decesso di Liliana Resinovic. Il medico legale designato dalla procura, che ha effettuato l'autopsia iniziale sul suo corpo, ha indicato che la morte della donna sarebbe avvenuta 2 o 3 giorni prima del ritrovamento del cadavere nel bosco. Questa conclusione, straordinariamente, non coincide con la ricostruzione degli eventi fornita dalla stessa procura, secondo la quale Liliana sarebbe giunta al parco di San Giovanni la mattina della sua scomparsa, il 14 dicembre 2021, implicando quindi una data di morte diversa. La discrepanza tra le due versioni si traduce in un intervallo di 19-20 giorni. Com'è possibile una discrepanza di tale portata? Al fine di dissipare queste ambiguità e altri dubbi, il giudice per le indagini preliminari, 2 mesi fa, ha accolto l'opposizione avanzata dai parenti di Liliana Resinovic alla richiesta di archiviazione. Il magistrato ha disposto nuove indagini, volte a fornire risposte a una serie di interrogativi. Tali dettagli sono specificati nell'ordinanza emessa. Scopo dell'attività è quello di verificare se sia possibile accertare le cause e l'epoca della morte di Liliana Resinovic. Del resto, lo stesso pubblico ministero, nella richiesta di archiviazione, ipotizza come possibile che il decesso della donna sia avvenuto il giorno stesso della scomparsa e che per un singolare concorso di circostanze il cadavere abbia presentato uno stato di conservazione tale da ingannare i consulenti del PM, i quali datano la morte di Liliana 48-60 ore prima del ritrovamento. Torniamo all'argomento di apertura. La ricerca dell'albergo da parte di Liliana costituisce un elemento inedito e significativo. Sorge spontanea la domanda sul motivo che spingerebbe qualcuno a cercare un hotel il giorno prima di compiere un gesto così drastico come il suicidio. Con chi aveva in programma di andarci? Il suo amante, Claudio Sterpin, dichiara di essere all'oscuro di tutto. Tuttavia, sia lui che Liliana avevano progettato di vivere insieme e, secondo quanto riferito da Sterpin, Liliana stava per lasciare il marito per trasferirsi da lui. La decisione era già stata presa. Si potrebbe supporre che Liliana volesse organizzare una sorpresa per Sterpin e portarlo in un hotel in Slovenia. Dopotutto, quella zona le era familiare, dato che frequentava spesso i luoghi vicini a Trieste con il marito per andare alle saune. Tuttavia, Sterpin non sembra convinto che Liliana avesse intenzione di condividere quell'esperienza con lui, ammettendo: «Mi sembra strano che fosse una sorpresa per me. Non so cosa potesse fare in quel posto, non so neanche dov'è». Nelle 48 ore che hanno preceduto la scomparsa di Liliana, si sono verificati altri eventi piuttosto enigmatici. La donna ha effettuato diversi prelievi di denaro. La domanda che sorge spontanea è: per chi erano destinati? Inoltre, la mattina della sua scomparsa, ha consultato le previsioni meteorologiche alle 7.51 e alle 8.20, ha chiamato il suo amante per avvisarlo che sarebbe andata al centro Wind di Trieste, ritardando così il loro appuntamento. Ma perché avrebbe consultato il meteo? Forse per decidere come vestirsi o se portare l'ombrello?
In ogni caso, sembrerebbe inusuale che una persona che sta per compiere un gesto estremo come il suicidio si preoccupi delle condizioni atmosferiche. Il giudice ha ordinato nuove indagini per dissipare questi dubbi. Ecco una sintesi dei 10 punti su cui si concentreranno gli approfondimenti. 1. L'effettuazione di una nuova consulenza medico-legale, previa valutazione dell'opportunità di riesumare il corpo di Liliana Resinovic. 2. La realizzazione di una nuova analisi dei tabulati telefonici relativi a Sebastiano Visintin, Claudio Sterpin, Fulvio Covalero, Piergiorgio Visintin e tutti i soggetti coinvolti nell'inchiesta. L'obiettivo è tracciare i movimenti di tutte le persone coinvolte in questa vicenda. Naturalmente il giudice ha richiesto anche l'analisi dei movimenti della vittima. In particolare, ha ordinato l'esame di tutti gli account presenti sui vari dispositivi in uso a Liliana, inclusa la consultazione delle email, che finora non sono state oggetto di ispezione. 3. Inoltre, il magistrato ha ordinato la verifica delle celle telefoniche che coprono l'area in cui è stato ritrovato il cadavere e l'analisi del traffico telefonico cellulare. L'obiettivo è determinare quali utenze siano state utilizzate sul luogo del ritrovamento del corpo. 4. Il giudice ha altresì richiesto l'acquisizione forense dei dati della GoPro, la piccola telecamera che Sebastiano aveva montato sulla sua bicicletta e utilizzato la mattina della scomparsa di sua moglie. 5. Saranno richiesti chiarimenti in merito al cambiamento dell'orario registrato dal sistema di videosorveglianza della scuola di polizia, la strada da cui Liliana è scomparsa, spostato di 5 minuti. 6. Sarà effettuata un'analisi dei filmati registrati dalla telecamera di un autobus, che avrebbe potuto riprendere la pensionata in piazza Gioberti. È importante chiarire i criteri utilizzati per determinare con precisione l'orario di registrazione. 7. Sarà condotto un esame genetico sul DNA isolato dal cordino che legava le buste di plastica rinvenute vicino al cadavere, oltre al DNA rilevato sugli slip della vittima, sotto le sue unghie e sulla bottiglietta di plastica presente nella sua borsa. 8. Si procederà a un confronto fra il segmento di DNA noto come A e quelli di Fulvio Covalero e Piergiorgio Visintin. Una comparazione già eseguita con Visintin, Sterpin e il vicino di casa Salvatore Nasti sono risultati irrilevanti. 9. Sarà condotta una comparazione tra l'analisi dell'impronta guantata su un tessuto presente sulle buste nere che avvolgevano il corpo di Liliana e i guanti indossati dagli operatori, al fine di determinare se questi ultimi siano collegabili alle impronte rinvenute. 10. Si procederà all'esame degli indumenti indossati da Liliana al momento del ritrovamento, tra cui una giacca a vento, una maglietta, un paio di pantaloni, dei calzini e le scarpe. I primi risultati di questi esami saranno presto disponibili e potrebbero riscrivere completamente la narrazione di questa vicenda. La speranza è che il mistero di Trieste possa finalmente essere risolto.